collegio importante. Sì, è un pregio importantissimo perché ci siamo approcciati a questa partita dopo 15 giorni un po' delicati, soprattutto perché abbiamo perso qualche giocatore nel mercato e non siamo riusciti ancora al 100% a integrare la rosa. Quindi quelli che sono rimasti sono ragazzi che anche oggi siamo stati molto in gamba, però insomma in questo momento la rosa è un pochettino corta, quindi quello che mi interessava è insomma che riuscissero a dare il massimo contro una squadra che si è dimostrato anche oggi che è veramente importante come Romagna Centro. Quindi è vero che siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto altre due o tre occasioni dove si poteva fare gol, però penso che il pareggio sia meritato insomma. Una sorta di riscatto diciamo anche rispetto al debutto. Sì, 15 giorni fa, 15 giorni fa ci siamo presentati con una rosa molto più ampia, ma solo nei fatti, nella teoria, perché nella sostanza non eravamo pronti a affrontare nella maniera migliore. Oggi invece quello che avevo chiesto loro, insomma, di riuscire a dare il massimo, di metterci tutta la massima determinazione, l'hanno fatto anche in una situazione un po' precaria. Mister, leggi l'avversario che a me mi ha fatto molta impressione. Ha detto di assenza che erano pesanti perché era magari in panchina, Coffolino assente, si sentiva parecchio metà campo, ci avviamo in campo, quello che poteva. Pensiamo che il gioco sia un pochino peggiorato rispetto a che partita fa. Ma guarda, ci può anche stare, nel senso che in effetti nella qualità del gioco sicuramente abbiamo perso qualcosa un po' nelle ultime due partite, però in effetti se tu guardi la formazione dei 15 giorni fa quando ci siamo presentati qua, tra titolari e giocatori che sono in panchina ballano 5-6 persone, quindi penso che sostanzialmente il punto sia quello, cioè si allenano continuamente persone nuove, persone che sono andate via, e quindi in questo forse ci vorrà, speriamo, in questa pausa invernale, anche se è lunghissima, speriamo di riprendere un po' anche il filo di quel discorso, perché sicuramente era una prerogativa nostra, quindi speriamo di riprenderlo. Poi ci sono anche gli avversari, perché questi più di altri, anche che hanno più punti in classifica, corrono molto, sono molto tecnici, molto organizzati, e quindi molte volte si fa fatica anche per quello, quindi direi entrambe le cose. Sì, tu dici sempre la squadra che sono andati via tanta gente, però comunque gente che va, gente che viene, però Castelvetro anche oggi insomma ha dato una dimostrazione di forza con tanti giovani in campo, insomma per me ha fatto una buona partita. Sì, infatti sono quindi molto... alla fine poi insomma Castelvetro sempre insomma... No, infatti era la risposta che ho chiesto e che mi sono ritrovato, perché non è semplice di settimana in settimana perdere continuamente dei giocatori e dover fare dei cambiamenti con dei ragazzi anche molto giovani, però mantenere sempre un certo tipo di atteggiamento che sostanzialmente non abbiamo avuto solo 15 giorni fa contro il Mezzolar, perché nelle nuove partite che ho fatto io devo dire che quelle più belle, quelle un po' meno belle, ma dal punto di vista della dedizione alla causa, ripeto, a parte quella c'è sempre stata, quindi da parte mia non posso essere altro che contento di questo. Poi volevo una battuta sul debutto di Saccani, che mi sembra sia stato un buon debutto, insomma per un ragazzo così giovane non è facile giocare. Sì, a Saccani, Braia. Saccani ha 16 anni e ha giocato perché, come ho detto con lui, perché lo meriti, non perché per altri motivi. Poi è anche vero che ha fatto un doppio salto, Saccani non ha mai giocato nella juniores, cioè non è che non ha mai giocato in prima squadra, quindi aveva fatto solo allievi, però è un ragazzo che già da 2-3 settimane che si allena con noi perché è molto interessante, quindi secondo me era il caso, non dico di provarlo perché non era nessuna prova, insomma lui il suo contributo l'ha dato, è chiaro che prima partita in un campo del genere contro un'ottima formazione penso che abbia fatto il massimo. Certo, c'era il campo, c'erano gli avversari, Serie B, sì, quindi penso che abbia fatto veramente insomma. Altre domande? No? Grazie. Ragazzi, auguri.